Buongiorno, mi presento, sono il signor Colabattista Augusto, capo area della Urban Italia per il Sud Italia. Parliamo di chiusure, principalmente di chiusure residenziali in questo caso, e quindi parliamo di tutela dell'ambiente, efficienza energetica, sicurezza, design e servizio di assistenza, quindi un marchio più soluzioni. È un'azienda prettamente familiare, ormai da 4 generazioni, quindi esiste un signor Herman a tutti gli effetti, più di 6.000 collaboratori, più di 100 filiali e 38 siti produttivi in tutto il mondo, di cui 27 in Europa, 1 in Italia. In effetti ne abbiamo così preso in Italia 4 anni fa l'azienda dei dissuasori, che produce praticamente questi dissuasori che vedete praticamente nei centri storici, soprattutto per l'eliminazione del traffico, e di Bergamo. Essendo poi un'azienda familiare praticamente rispetto a quelle delle future generazioni, quindi i nostri prodotti sono tutti a emissione zero per quanto riguarda il CO2. 4 macro settori, quindi il residenziale, da porta da garage, automazioni, porte d'ingresso, porte multiuso, smart home, portoni industriali che vanno dai sezionali, portoni al libro e quant'altro, tecnologia di carico e scarico, quindi le pedane di carico, e poi c'è l'ultima che è il service, che è molto molto importante per quanto riguarda, diciamo, l'installazione, servizi di manutenzione, servizio di assistenza al cliente e pezzi di ricambio. Parliamo qui di portoni sezionali coinventati da 42 mm o da 67 mm, risparmio energetico, garanzia 10 anni su tutti i prodotti, perché produciamo tutto, quindi anche le motorizzazioni. Diamo 5 anni di garanzia sulle motorizzazioni, spazio praticamente 10 cm per quanto riguarda gli spazi laterali, e possiamo installare il portone sezionale con un minimo di 13 cm di architrave. Possiamo inserire sul portone sezionale anche la portina pedonale, quindi sia con lo zoccolo da 48 mm, da 80 mm, oppure con la soglia praticamente ripassata di solo mezzo centimetro, quindi carrabile. Questa porta inserita può essere da 800 mm di massaggio netto per arrivare fino a un massimo di 1140. E quindi quando si alza praticamente il portone, la porta chiaramente si alza insieme al portone. È costruita tale da non avere problemi. Vi possiamo rilasciare il certificato, un'opzione, praticamente il certificato di antieffrazione RC2, sia sul portone sia anche chiaramente sulla porta pedonale inserita, se c'è. E andiamo avanti, facciamo vedere che ecco qui la soglia, praticamente qui ripassata, c'è una soglia praticamente in acciaio inox, e questa apertura, questo spazio qui, il passaggio netto, può essere, ripeto, standard da 800 mm oppure 1140 con un leggero sovrapprezzo. 9 motorizzazioni Promatic, Supramatic, dove praticamente è aumentata la velocità del pari al 75%, il consumo praticamente di stand-by è meno di 1 watt, e diciamo con le luci di cortesia LED. Il Supramatic, e parliamo di questo, in effetti con lo chassis in alluminio, ha praticamente di serie anche una ricevente Bluetooth, quindi possiamo comandare praticamente il discorso del portone sezionale con il nostro smartphone senza problemi. Poi una cosa importante è che praticamente la frequenza sia degli arricevente che del trasmettitore è 868 MHz contro quello che la concorrenza ci dà, ci offre sul mercato, di 433 MHz. Questo vuol dire maggiore sicurezza, che il trasmettitore, quindi il radio di comando, non è clonabile. Quindi se noi vendiamo un prodotto che può essere a basculante o sezionale, e la signora Maria di turno ha un cancello FAC, per dirvi, noi possiamo fornire una ricevente e quindi far funzionare il motore FAC con il nostro trasmettitore. Quindi con un solo telecomando, il sezionale e il cancello, anche se è motorizzato con un altro produttore. L'altro discorso, più salubrità dell'ambiente da garage per evitare muffe e umidità. Questo qui praticamente sono due sensori, uno posto all'interno e l'altro all'esterno, fa sì che uno che produce, promuove, praticamente inserisce i dati dell'umidità all'interno del proprio garage, in automatico il primo pannello superiore, come vedete dalla figura,
si apre praticamente a Basistas, senza che il portone si sollevi da terra, quindi evitare che entri un animale, sporcizia o altro. Dopodiché, raggiunto a quello scambio praticamente di temperature, il portone si richiude da solo, quindi è solo finalmente la parte ultima, quindi l'ultimo pannello. Andiamo avanti. Soluzioni personalizzate. Possiamo fare di tutto. Se il cliente in quel momento può inviarci delle foto in file praticamente in HD, in alta definizione, noi possiamo praticamente fare un portone sezionale con una sua foto di scelta senza problemi. Qui vedete praticamente che c'è raffigurata la moto, resistente ai graffi, resistente ai raggi UV e 25 motivi decorativi. Vi dico anche un'altra cosa, che il portone sezionale, oltre che lo spessore da 42 mm, l'abbiamo da 67 mm e in più c'è la linea premium. Linea premium vuol dire che il portone all'interno è totalmente bianco, così come praticamente le cerniere, i portarulli, le guide verticali e le guide orizzontali, al contrario dello standard che sono completamente zincate. Abbiamo una gamma di portoncini d'ingresso. RC2, RC3 ed RC4, abbiamo una gamma praticamente che sono con il telaio in alluminio e il battente in acciaio, e abbiamo invece poi una serie di prodotti praticamente di portoncini con sia il telaio che il battente interamente in alluminio. Il top di gamma è il termocarbon con 100 mm di spessore, dove raggiungiamo la trasmittanza termica del valore U dello 0,47. Configurazione personalizzata, qui abbiamo dei vari disegni di nuovi colori che abbiamo inserito praticamente al Bau di Monaco, abbiamo presentato quest'anno ad aprile, e che l'abbiamo messi già sul mercato. Sono colori che sono abbinabili con il portone sezionale, quindi nella costruzione, come vedete dalla foto, si crea una necessità che sulla stessa facciata ci sia il portoncino d'ingresso dell'abitazione più il garage, possiamo tranquillamente usare lo stesso design. Poi andiamo sulla parte industriale, dove abbiamo praticamente i portoni industriali, quindi sempre sezionali, possiamo arrivare praticamente fino a 10 metri di larghezza, finestrati, chiusi, con i ventagli da 42 e 67 mm anche qui. Qui sono degli optional per quanto riguarda delle finiture un po' particolari, quindi oltre ai due all'accoppiamento dei vetri, praticamente acrilico e quant'altro, possiamo inserire una terza vetratura all'esterno, dove può dare comunque un disegno diverso, tonalità dal grigio al marrone al colore nero scuro, quindi diciamo che visivamente, voglio dire, in certe circostanze è molto molto bello da vedersi. Qui fa vedere praticamente invece la gamma delle serrande, le serrande che prima e dopo, serrande che possiamo praticamente anche qui coibentare in monolamiera, e possiamo raggiungere anche qui 12 metri di larghezza, 8 metri di altezza, e addirittura diciamo che con quel tipo di serranda lì possiamo avere anche delle aperture fino a 36 metri di larghezza, quindi per hangar tranquillamente, con un sistema particolare. Questo è un tipo di serranda che usiamo nei centri commerciali, quindi diciamo che possiamo averla quasi completamente areata o al 50%, anche qui diamo una classe antefrazione RC2 e RC3. Ecco, qui fa vedere praticamente le serrande di grandi dimensioni, quindi ci sono questi, chiamiamoli così, pilastri che vedete qui. Una volta che sono completamente aperte le serrande, questi pilastri praticamente si spostano lateralmente a destra e a sinistra, affinché praticamente l'apertura diventa ovviamente complementare, cioè completa fino a 36 metri. Qui parliamo invece praticamente del discorso di logistica. Logistica, quindi ce ne sono diverse, qui a Catania ne abbiamo fornite diverse, e quindi diciamo che parliamo di logistica, parliamo di che cosa? Di rampa di carico, il portone sezionale e poi il sigillante esterno. È una volta che il camion arriva, attracca praticamente qui al punto di carico, questo telo si avvolge alla cabina del camion e si effettua poi lo scarico. Questi, ne abbiamo diverse tipologie di rampe, diverse tipologie di portoni, anche qui ripeto il 42 mm, il 67 mm, poi addirittura dove c'è il freddo praticamente abbiamo anche delle rampe dove sono coibentate anche nella parte inferiore, quindi dei sigillanti, parliamo non queste qui standard praticamente, ma quelli gonfiabili, quindi il camion attracca,
con varie fotocellule, semafori, in modo che il semaforo, una volta diventa rosso, il camion si ferma, si gonfia il sigillante, dà l'ok all'operatore all'interno, apre il portone sezionale e solo in quel momento si possono aprire le porte dell'automezzo. Questo per il discorso, voglio dire sempre il discorso per non disperdere il freddo. E si inizia lì a fare lo scarico. Poi abbiamo la gamma del tagliafuoco, non abbattente, anche se noi le vendiamo in tutta Europa le porte tagliafuoco abbattente, solo in Italia no, solo per il fatto di dire che qui il tagliafuoco in Italia uno fa come vuole e non c'è una legge vera e propria, e le nostre porte sono tutte già normative, voglio dire europea, quindi il gap di differenza di prezzo è notevole, quindi noi non abbiamo mercato. È anche vero che l'azienda Orma praticamente ritira sul mercato quelle 10-15 porte durante l'anno, le porta su in Germania e da terzi facciamo, perché abbiamo delle bocche, dei forni fino a 4 metri per 4 metri dove facciamo delle prove e ci accorgiamo che i certificati RE 120 in effetti durano 15 minuti, questa è la realtà. Siccome tutto questo dipende perché non c'è un controllo vero e proprio. E quindi diciamo noi non abbiamo mercato perché costa molto di più rispetto a una porta. Per essere omologato le porte funzionano. Sì, però non è omologata a livello normativa europea. La nostra, cioè, se prendere una porta abbattente da 800x2100 di un marca qualsiasi in italiana, la nostra pesa tre volte di più. E ci sarà un motivo perché pesa tre volte di più. Quindi diciamo, però ripeto, all'impresa non interessa tanto, voglio dire, la porta se è leggera, pesante, se dura 120 minuti, l'importante è che abbia il certificato. Poi se succede qualcosa un domani praticamente sarà colpa del produttore, chiaramente, ma non dell'impresa. Ora, siccome il signor Irma è molto attento a questo discorso di normativa, ha detto no, io non le vendo in Italia, non ce n'è problema. Quindi qui in Italia adesso abbiamo soltanto il discorso di cosa? Di prodotti di scorrevole di tagliafuoco. Quindi EI230, 60, 90 e 120 e una tenda EI30, 60, 90, 120. La tenda praticamente non fa altro che chiudere praticamente il discorso della fiamma, non tanto del fumo. Quindi si usa per compartimentare, vuol dire, quelle zone che possono essere il centro commerciale o quant'altro, soltanto per non far passare la fiamma dalla parte opposta. Non il calore, perché se dalla parte opposta ci dovesse essere del cartone, il calore c'è dall'altra parte e quindi prenderebbe fuoco. E in quel caso lì, diciamo che le imprese usano dei splinker, quindi nel momento in cui c'è l'incendio si chiude la tenda e chiaramente accendendosi gli splinker butta giù acqua e tutto questo non succede. Lo scorrevole tagliafuoco, diciamo che anche qui i capitolati sono quelli vecchi, parlano sempre come richiesta di RE 120, ma in realtà il RE 120, il 60, 90 è dovuto a molti fattori, dipende, voglio dire, dai metri quadri, cosa c'è dentro, voglio dire. Se i vigili del fuoco io ce l'ho a 5 minuti come caserma, il RE 120 sinceramente non ha nessun senso, quindi è questo un po' il discorso. Devo un paio di minuti. Allora, sì, chiudo. Il portone più veloce sul mercato, il mercato l'abbiamo presentato sempre al Bau di Monaco, è una porta rapida che viaggia fino a 4 metri al secondo. È spettacolare, noi abbiamo montato una porta che viaggia 3 metri al secondo sulla pista dei vigili del fuoco al Fiumicino, non tanto per il prezzo perché eravamo leggermente più cari della concorrenza, ma soltanto che noi abbiamo garantito praticamente 2 metri e mezzo al secondo e la concorrenza 2 metri al secondo, quindi soltanto per quei 50 centimetri in più al secondo hanno scelto noi. Questa è stata presentata a Monaco, ripeto, ad aprile, e viaggia praticamente a 4 metri al secondo. Questi sono i dissuasori, quell'azienda che abbiamo acquisito praticamente in Italia ed è l'unica azienda produttiva, sono i dissuasori. I dissuasori praticamente sono da fissi, mobili, elettromeccanici, aerodinamici, di design, quindi che trova nei centri storici praticamente la maggiore richiesta, ma si possono utilizzare anche praticamente, non so, nel garage uno ha delle macchine d'epoca, oltre al sezionale può mettere tranquillamente davanti al suo portone da garage. Abbiamo le sbarre praticamente per quanto riguarda per i centri ricreativi, campeggi, alberghi, condomini e abitazioni. Ultimo prodotto messo sul mercato sono queste casette da giardino, quindi casette da giardino o ricovero di legnami, praticamente come in questo caso qui, varie dimensioni, varie strutture, lamiere praticamente che noi usiamo praticamente nel fare le basculanti,
basculanti, praticamente usiamo le stesse lamiere che sono da 8 decimi, vari disegni, vari colori, non è nessun problema, e diciamo che sono sul mercato. È vero anche che, voglio dire, oggi li troviamo da hobby, quelle in plastica e in PVC, che costano meno, però vi assicuro che vederle dal vivo montate è tutta un'altra cosa, quindi diciamo che il prezzo giustifica la qualità del prodotto. L'ultima è il discorso di queste porte va e viene, che si possono inserire nei vari ambienti, quali alimentari, nel discorso, voglio dire, anche lì c'è la bocca di stalle, perché queste porte sono indistruttibili, si possono aprire sia a 90 gradi che completamente a 180 gradi, si possono lavare con il tubo dell'acqua senza problemi, non hanno nessun tipo di così controindicazioni. Qui qualche foto. A Misano ci siamo stati la scorsa settimana per un meeting con la rete commerciale, quindi con gli agenti, e come vedete ci sono tutti i portoni Herman. Qui praticamente non è uno chalet di Piteno, qui fa vedere praticamente quello che dicevo prima, che è un portone sezionale abbinato. Questo sicuramente è un turbocarbon, il top di gamma del portoncino d'ingresso, perché arriviamo fino ad un'altezza massima di 3 metri. Qui vedete altri lavori che abbiamo fatto. E poi una cosa per voi progettisti, andando praticamente sul sito urma.it, è una pagina free, libera, dove potete tranquillamente estrapolare i disegni e capitolati, quindi disegni in BIM, PDF, in DVG senza problemi, è una pagina libera, solo esclusivamente per voi. Quindi diciamo che a questo punto, voglio dire, se poi se avete necessità di ulteriori chiarimenti, siamo qui al corner, qui fuori, e vi aspetto.